ruota lo giro giro della gommella. Più famoso a Montemezzolo? Famoso? Gli altri, Pasto Marchesale, che so più, metti in imbarazzo. A Montemezzolo è stato fondato il Festival dei Baffi nel 1965 dal dottor Mario Carbonari di Salerno. Il paese nativo è sempre quello che rimane nel cuore, no? Mi dici per favore dove ci troviamo? Non ho capito, per favore. E Montemezzolo è accogliente, è un bel paese. È un paese caldo, diciamo. E il piatto più tipico della regione? Le orecchiette con le rape. Beh, adesso il piatto tipico sono le orecchiette, la sacca delle fave, le melanzane, eccetera. Perché tu consigli a un turista di venire qua? A un turista? Per la tranquillità, per godersi la tranquillità di Montemezzolo, sì. E Santo Bartolomeo degli Scusuni, e Santo Bartolomeo degli Scusuni, sigari garusi, sigari garusi, sigari garusa di Pampagiuni, di Pampagiuni, di Pampagiuni, sigari garusa di Pampagiuni. Ex convento dei Sacramentini, poi divenuto scuola elementare, oggi è la sede dell'amministrazione comunale, il municipio. Ecco qui, Vito, di fronte a noi c'è il Palazzo Marchesale. Adesso raccontami l'emozione che provavi. Sì, l'emozione, guardi, io sentivo i miei genitori, ma ancor prima anche i miei nonni, parlare dell'attuale sede dell'amministrazione comunale, insomma, di questo luogo dove da un momento poi avete visto come è conformato, invece, questi soffitti alti, questa struttura bellissima. E qui in realtà poi i nostri nonni andavano a scuola, quindi è una cosa emozionante, perché ci siamo ritrovati poi dentro invece, no, nei luoghi dove sono stati frequentati dai nostri nonni, dai nostri parenti più lontani, poi ad amministrare il paese. Qual è il futuro di Montemezzolo? Ma io spero in un futuro, sembreranno sempre le solite frasi fatte, però in realtà in un futuro che guardi con un'attenzione diversa ai nostri giovani, perché io sono convinto che i nostri giovani in realtà poi sono effettivamente il futuro dei nostri territori. Quindi oggi abbiamo visto solamente preparare le valigie ai nostri ragazzi, ai nostri fratelli, ai miei coetanei, andare via, perché c'è il problema dell'occupazione, c'è il problema serio di tante difficoltà che ahimè il nostro sud Italia sempre patisce. Qual è la cosa che tu hai proprio in mente, che ti piacerebbe davvero tanto realizzare per Montemezzolo? Ma guardi, intanto non è una cosa materiale che vorrei realizzare in Montemezzolo, ma vorrei veramente portarla ad un livello di vita diverso. E in questo concetto c'è di tutto, insomma, c'è la possibilità di essere illuminato magari per qualche bellissima idea che possa portare effettivamente lavoro, occupazione sul territorio. Per me questo sarebbe un grande risultato, perché comunque avrei la possibilità di dire un giorno: io sono riuscito a creare un minimo di occupazione nella mia terra. Perché è troppo bello parlare di ho ristrutturato il Palazzo Marchesale, oppure ho realizzato il palazzetto dello sport. Queste sono cose che almeno i miei amici politici, voglio dire, mi hanno insegnato, quelli che hanno fatto la carriera politica di mestiere, e questo non sono sicuramente io, che intercettare un fondo piuttosto che un finanziamento è sempre una questione di opportunità. La bravura di ognuno di noi sta veramente ad avere delle idee che possono portare un valore aggiunto a Montemezzolo. Il valore aggiunto è sì sicuramente un Palazzo Marchesale ristrutturato, però devo pensare ai miei giovani. Allora, noi sappiamo anche che si mangia bene a Montemezzolo, quindi magari è un motivo questo di attrazione, di forte attrazione turistica. Questo sì, no. Su questo non si apre, cioè, sembrerei di parte, quindi non vorrei dire nulla, ma voglio dire solamente una cosa: tutto quello che si fa qui con la manipolazione degli alimenti
la gente può stare tranquilla, che qui si fa tutto come dentro casa nostra, nel bar, nella pizzeria, nei nostri ristoranti, nelle paninoteche, anche nel noi da un po' di tempo abbiamo un ragazzo che si è inventato la paninoteca ambulante sul... Bene, anche lì si può stare tranquilli, possono mangiare i bambini, i grandi, gli anziani, è tutto veramente buono, perché ci teniamo che tutto si faccia come effettivamente usiamo fare dentro casa. Ma questo, voglio dire, ripeto, non voglio sembrare il sindaco di parte che dice venite qua perché c'è, provate una volta che tornate sistematicamente sempre. In effetti noi ci stiamo qui in questi giorni, rivivremo la rievocazione storica del marchese del castello, anzi del marchese di questo casato, e poi le fave con la cicoria, che poi sono una delle... Una favola, guarda. Qui abbiamo inizio il periodo delle sagre, la Proloco artefice insieme a tutta la comunità di queste splendide serate che saranno dal giorno 5 in poi ad aumentare la popolazione di Montemeso, contribuiranno all'aumento della popolazione. Non dimentichiamo l'appuntamento anche col Festival dei Baffi, che è una delle tradizioni di Montemesola, e saremo anche lì. Assolutamente sì, considerate che Pippo Baudo è venuto a Montemesola per presentare il Festival dei Baffi. È una manifestazione molto importante, certamente c'è da dire che prima, quando si aveva la possibilità di sostenerlo anche economicamente in maniera diversa, magari avevamo la possibilità di far arrivare anche gente da fuori, che magari il presentatore che magari andava, era in auge in quel periodo, dava anche lustro alla manifestazione, però abbiamo avuto la costanza di mantenerlo, solo per un breve periodo l'abbiamo perso perché ero un po' più piccolino, qualcuno si era distratto, però ecco, abbiamo ripreso egregiamente e oggi possiamo dire che Montemesola vanta un festival che fa arrivare qui gente da tutte le parti del mondo. Grazie al sindaco di Montemesola e ritorneremo a parlare con voi, speriamo, del vostro percorso in crescita, del quale vorremmo essere testimoni. Ma io me lo auguro, guardi, e comunque io ho cercato in tutti i modi e sto cercando di avviare un procedimento di crescita, una strada che ci porti sempre a migliorare. Io mi auguro che con me o comunque chi dovesse succedere alla nostra amministrazione segua questo percorso, perché Montemesola ha bisogno di gente che lavora in questo modo. Grazie sindaco. Grazie a voi. Ah, Montemesola ci ha stancato un po', eh. È arrivato il momento di rilassarsi e di bere qualcosa di fresco, va bene? Finalmente ci rilassiamo. Finalmente. Allora, che cosa volete bere? Io voglio bere, carina. Coca-Cola. Acqua, sedante. Ma che dite, ragazze, che dite? Si vede che non avete studiato, eh. Sapete perché? Bisogna pure studiare. Certo! Qui c'è un'antica tradizione, dal 1922 esiste questa bevanda, una bevanda dissetante, una bevanda che vi lascia un sapore gradevole in bocca e sicuramente la bevanda dell'estate. Ma voi vi fidate del mio gusto? Allora, io conosco la gente di zona che si chiama Mimmo Russo ed è la persona che commercializza questo prodotto, che è un prodotto che io vi consiglio e poi voi, dopo averlo assaggiato, questa buona bevanda, la somiglierete ad un gusto, a quello che vi viene in me. Eh? Ci state alla sfida? Per allora... Allora, io chiamo il mio amico Franco che viene qui e ci presenta la bibita spuma della Paoletti. Allora, okay. Entra Franco, eccolo qua. Bene, allora, io vi dico intanto come si presenta. C'è una bionda e c'è una bruna. Allora, io farei così. La bruna a carina per la bionda, la bionda per la bruna, e io resto neutrale, trasparente, è una bella gassosa che poi praticamente è anche questo un prodotto della Paoletti. Allora, io la berrei in bottiglia perché magari mi fa, però visto che l'eleganza ci porta a doverla versare, la versiamo, va bene? Oh, ecco qui.
carina anche la bottiglia, avete visto? No. Oh. Allora, intanto brindiamo alla salute di Montemesola e di tutti gli abitanti di Montemesola. Cin, beh, adesso ditemi che cosa ne pensate. Devo trovare un aggettivo. Allora, comincia chi comincia? Carina, sentiamo. Carina. Delizioso. Sì, ma che cosa la somigli? Tu sei brasiliana, no? E quindi, non so, avrei assaggiato qualcosa in Brasile. Ok, però voi probabilmente non conoscete. Açaí, è un frutto. Un frutto? Sì, lascia. Açaí si chiama? Açaí. Sì. E tu invece, Barbara? È anche un frutto. La pesca e il limone. Ah, quindi, ma è gustoso. Dissetante. Allora, proviamo a berne ancora un po'. Si chiama spuma, bibite spuma, dal 1922, aspetta che te lo dico. Fresca come voi. Ah, se l'era preparata, carina. Ma no, che non me la sono preparata. Allora, il mio amico Mimmo Russo mi ha invitato a farvi gustare questa bevanda e questa è la bevanda estiva che noi conosceremo durante tutta l'estate, ci accompagnerà e delizierà i nostri momenti. Adesso come vi sentite? Vi sentite un po' meglio? Sì. Visto? Possiamo ricominciare? Tutto. C'è da rifare tutto Montemesola da capo. Mattina, vai. Allora, la gente di zona, Mimmo Russo, per Taranto e per la provincia, vi presenta questa bevanda della Paoletti dal 1922 con un'antica ricetta, una tradizione storica sicuramente, che io ho voluto regalarvi qui a Montemesola, naturalmente per farvi rimanere questo sapore, il tuo ricordo. Di questa bevanda brasiliana, sì, come si chiamava? Frutto, açaí. L'açaí, e invece il tuo era Barbara? Pesca limone. Pesca limone, va allora, bene così. Barbara, açaí, la bruna. Allora, la bruna con la bionda e la bionda con la bruna. E io ve le faccio tutte e due. Con la Paoletti, sicuramente la vostra bevanda, quella della vostra estate dal 1922. Rivolgetevi a Mimmo Russo, fate il mio nome e lui vi farà una bella fornitura di questa bevanda. Buona bevanda a tutti, da Montemesola. Cin cin. Amici di 3 Channel, da Montemesola è tutto per questa prima fase, diciamo così. Per questo momento. Di voi siete qui, perché voi siete qui continua. Certo, continuate a seguirci perché vi faremo rivivere i momenti storici della rievocazione di Benedetto Saraceno e non a caso guardo Alfonso Zambrano, ma anche i momenti salienti della sagra delle fave e delle cicorie. Per 3 Channel, Barbara Chieffo, Alfonso Zambrano. Io, Carina Borin. Oh, è grande Carina Borin, per il momento è tutto da Montemesola.